Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Louis Mar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, Tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Tante di canzoni e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafo, 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 assieme a tutte quante a cantare. Zafo, 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 zafo. Oh, campo che se no, che pina fa. E foggia, cia, 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 e noi la mabriaca. Un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 zafo. Assieme tutto quanto a cantare. Zafo, 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 zafo. O campa che se no, che fine fa. Zafo, 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 zafo. Assieme a tutto quanto amo cantare. Zafo, 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 zafo. Buonasera a tutti, siamo alla 23esima puntata di Zafo, sono le 21:20, rigorosamente in diretta dallo studio 1 di Teledauna, pronti a raccontarvi quello che è successo appena un'ora fa allo Zaccheria. Intanto avete visto subito la copertina di questa puntata con le immagini dei calciatori a fine gara, fischi, applausi, capiremo all'indirizzo di chi fossero gli applausi e a chi invece fossero indirizzati i fischi. Una puntata, ci permetterete di mettere su una trasmissione con qualche sbavatura, però comprenderete che abbiamo montato il tutto in pochi minuti e tra l'altro per raggiungere gli studi di Teledown dallo stadio ci abbiamo messo anche un bel po' per il tanto traffico, perché oggi allo Zaccheria, nonostante fosse una partita giocata di lunedì alle 18, c'era davvero il pubblico delle grandi occasioni, si è superato sicuramente i 12.000 spettatori. Purtroppo il Foggia non è andato oltre il pareggio in questo big match della 22esima giornata del campionato di Lega Pro Girone C, ma avremo modo di commentarlo con i nostri ospiti in studio. Al mio fianco questa sera Tania Mangano, buonasera, bentornata, buonasera a tutti. Bentornata. Grazie. Qui con noi. Ebbene, noi i nostri ospiti non li scegliamo a caso, li scegliamo perché vogliamo che diano un contributo serio alla nostra trasmissione, capirete subito nel momento in cui li andremo a presentare. Presentiamoli.
Presentiamo subito. Alla mia sinistra abbiamo Armando Borrelli. Buonasera a tutti, benvenuti. Qui non c'è niente di nuovo perché Alberto fa parte della squadra, Armando, ma anche Alberto Mangano. Mangano, che è proprio, è arrivato proprio un secondo fa, perché ha seguito anche un po' la conferenza stampa di fine gara che noi non siamo riusciti a seguire. Fra un po' ci racconterà che cosa hanno detto i due tecnici. Salutiamo Giovanni Bucaro. A proposito di tecnici, buonasera Giovanni Bucaro, che fa parte anche lui della squadra, ma questa sera in modo particolare potrà raccontarci tutti gli aspetti tattico-tecnici dei due allenatori, perché li conosce bene entrambi, così come conosce bene entrambi Sergio Di Corcia. Sergio, no? Di Corcia, sì, responsabile tecnico settore giovanile Foggia Calcio. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Grazie. Tanto tuo no che piove, io ho voluto riservarti per una puntata particolare. Molto, perché, molto particolare. Particolare perché tu sei attualmente nel Foggia Calcio, quindi conosci bene De Zerbi, ma conosci molto bene anche Pasquale Padalino, che era l'allenatore che oggi aveva contro il Foggia, perché sei stato suo secondo per due stagioni sì. A Foggia. Avresti potuto farne altre, ma sappiamo che per motivi tuoi personali a un certo punto non l'hai potuto più seguire, esatto. Però buon per noi che ti teniamo stretto. Grazie. nel Foggia, perché da quest'anno hai cominciato un percorso importante, perché da quest'anno si buttano le fondamenta per cercare di creare un bel settore giovanile. Adesso c'è una società forte, ci auguriamo che inizi a pensare anche bene al settore giovanile, perché sappiamo tutti che bisogna seminare per poi raggiungere certi risultati e raccogliere i frutti dopo almeno 3-4 anni, sicuro. Insomma, minimo. L'hai detto tutto tu, io non so cosa dire più. No, poi parleremo anche del settore giovanile, ricorderemo anche i nomi degli altri tecnici, certo, che ne fanno parte. Però andiamo per ordine, seguiamo la scaletta in attesa poi che ci raggiunga l'altro ospite, Antonio Di Donna, che in questo momento anche lui è ancora impegnato in sala stampa allo Zaccheria per raccogliere e portarci calde le notizie, le dichiarazioni dei tecnici e un po' di tutti i tesserati. Il finale di gara è stato abbastanza burrascoso, ci sono stati un po' di tafferugli sul terreno di gioco tra i calciatori che, insomma, voglio dire, non... sul terreno di gioco hanno dato tutto, anche di più se vogliamo, e ne ha fatte le spese poi a fine gara anche Di Chiara, che è stato espulso dall'arbitro quando la partita era già terminata. Ma mi fermo qui con le anticipazioni, cerchiamo di seguire la scaletta, anche se ripetiamo, è una puntata un po' anomala, perché solitamente noi siamo rilassati più o meno il lunedì nel raccontarvi quello che è accaduto diverse ore prima. Questa volta dobbiamo raccontare un qualcosa che è accaduto soltanto un'ora fa, e permetteteci anche uno stato d'animo un po' particolare, cercheremo di essere i più professionali possibili, ma dopo una gara tirata come questa diventa davvero difficile. Alberto, tu avevi già pronto il tuo... Beh, oggi non c'era tanta fantasia, forse sono mancate proprio le 24 ore per poter riflettere, e quello che un po' ho raccolto al di fuori dello stadio è stato proprio questo, dice nata pareggio, ricordiamo che è il quarto pareggio consecutivo Zaccheria. Allo Zaccheria non vinciamo ancora nel 2016 e questo è il nostro, speriamo che questo limite non comprometta il cammino del Foggia verso la promozione diretta in Serie B, perché adesso quattro pareggi casalinghi consecutivi cominciano a essere abbastanza pesanti. Noi come al solito vi diamo la possibilità di eleggere, oltre che votare, i vostri beniamini, i calciatori del Foggia, sul sito calciofoggia.it. Nella puntata, come al solito, entro la fine della puntata eleggeremo il migliore in campo, quindi se volete potete già entrare nel sito calciofoggia.it, è già a disposizione il pagellone, e il primo classificato di questa serata vincerà, grazie a Luimar Caffè, che ringraziamo, una settimana di prima colazione per due persone. In questo momento non so... In questo momento in testa è Iemmello 6,67, seguono Riverola 6,33 e Angelo e Arcidiacono 6, poi per il resto insufficiente. Però naturalmente il pagellone è stato appena lanciato, quindi saranno ancora pochi. Mai come questa sera avete modo di incrementarlo strada facendo, perché lo abbiamo lanciato praticamente 10 minuti fa. E allora, sondaggio lanciato, ci ha raggiunto anche
Antonio Di Donna. Eccoci. Si sono calmati un po' gli animi dopo, sì, dopo pare il fischio, sì, finale? Tanto chiedo scusa perché sono più impresentabile del solito. No, no, la corsa è vieni stata dallo stadio, che, quindi come tutti stata. Quanti noi abbiamo finito di lavorare, ma continuiamo a farlo all'interno di questa trasmissione. Stati d'animo, hai raccolto... Rammarico. È un... no? A un certo per punto, raccontare tutto quello che è accaduto fino a un'ora fa circa sullo stadio, nello stadio Zaccheria, sul terreno di gioco dello stadio Zaccheria. A fra poco. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato, sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Massi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Concessionario ufficiale di gioielli dei marchi più importanti quali Comete, Ambrosia, Michiko, 1R, Boccadamo. Rivenditore autorizzato di orologi importanti alla moda come Calvin Klein, Princeps, Chronotech, Fossil, Hello Kitty. Bonfitto Gioielli in via Lanza 18 a Foggia. www.bonfittogioielli.it. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da euro 9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Bene, al di là delle opinioni che sono tutte condivisibili, questa sera in questa trasmissione ci sono due autorevoli protagonisti di questa puntata, che sono due tecnici preparatissimi, che potranno raccontarci anche tatticamente come si è svolta la partita, perché... Che siamo io, Alberto Mancano, ovviamente. I tecnici, Sergio Di Corcia, responsabile tecnico del settore giovanile del Foggia,
ex vice di Padalino, ma attualmente nel Foggia, quindi conosce entrambi gli allenatori che si sono scontrati oggi sul terreno di gioco, nonché naturalmente il nostro Giovanni Bucaro, che conosce entrambi gli allenatori, oltre ad essere anche lui un tecnico molto preparato. E devo dire, probabilmente, la butto così, è stata comunque una partita piacevole, mister Bucaro. Sì, per chi non è tifoso, per chi non è tifoso, guarda, ecco, partita, delle due squadre, è stata comunque piacevole, stata combattuta. Bella, double fast, cioè un Foggia penso straripante fino al gol del 2-1, poi il calcio un po', come si dice nel tennis, il braccino corto, no? Mentalmente si può cambiare la partita da un momento all'altro. Il gol di l'Infantino ha cambiato completamente le carte in tavola. Poi è cambiata partita. Peccato per il Foggia che sia arrivato prima dell'intervallo e quindi ha ridato vigore. Diciamo, questo è uno dei piccoli difettucci che io ho visto nelle ultime partite del Foggia. Nel momento migliore della gara diventa un po' troppo superficiale. Questa almeno è la mia idea. E questa superficialità ti porta a rischiare qualcosina. Ha rischiato, ha preso gol e poi, come ho detto prima, mentalmente le partite cambiano certo. E là si nota poi la differenza. Ha ridato coraggio a un avversario che sembrava morto, perché che in quel momento aveva preso un bel colpo del capo. Calcio tambureggiante all'inizio sì. Li ha veramente frastornati sì. I giocatori del Matera. Ma della partita parliamo subito dopo, perché come al solito nella prima parte vogliamo dedicare la nostra attenzione a quello che è accaduto anche sugli altri campi in questo fine settimana, che aveva regalato risultati tutti positivi e tutti pro Foggia, però doveva esserci la vittoria stasera contro il Matera per suggellare e restare in testa alla classifica. Come vi dicevamo, sul sito calciofoggia.it avete la possibilità di esprimere il vostro voto sui calciatori del Foggia e quindi regalare il primo posto e la palma di migliore in campo al primo classificato all'interno di questa puntata, ma potete anche rispondere al nostro sondaggio. Tutte cose che abbiamo lanciato qualche minuto fa, aiutateci a rendere viva la trasmissione, quindi date la vostra opinione anche per ciò che riguarda il sondaggio. Cosa abbiamo chiesto? Perché il Foggia non è riuscito a vincere nonostante i due gol di vantaggio? Calo mentale 26%, 10 voti. Calo fisico 21%, 8 voti. Altro è colpa dell'arbitro 18%, 7 voti. Squadra troppo sbilanciata 16%, 6 voti. Nella fretta dell'inserimento del sondaggio, ve lo dico subito, quando votate altro immagino che vogliate dare merito agli avversari, perché credo che ci siano anche gli avversari e quindi una gara condotta bene anche dagli avversari, che magari hanno fatto sfogare il Foggia nel primo tempo per poi tentare di ribaltarlo addirittura il risultato. Quindi immagino che nell'altro, che tra l'altro è anche abbastanza suffragato, ci siano i meriti di Pasquale Padalino e della squadra avversaria. Ma ne parleremo dopo, voi continuate a esprimere il vostro parere anche per ciò che riguarda il sondaggio. Intanto andiamo a vedere che cosa è accaduto nella 22esima giornata del girone C di Lega Pro. Il Cosenza ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro in un sentitissimo derby, la schermata è anche in regia. La Lupa Castelli Romani ha perso 0-3 contro l'Andria. L'Acragas ha invece vinto 2-0 contro l'Ischia. Casertana Juve Stabia 1-1 con la Juve Stabia. Mister Bucaro, l'Acragas continua ad andare forte da quando ha cambiato l'allenatore. Infatti mi chiamano tante squadre adesso perché sanno che poi andiamo avanti. Sì. Catania Lecce 0-0, Foggia Matera come ben sappiamo 2-2, Benevento Melfi 3-0, Messina Paganese 2-2 e Martina Monopoli 2-2. Ricordiamo che Benevento Melfi è stato giocato in contemporanea a Foggia Matera. Allora, poi c'è un risultato un po'. Vabbè, guardiamo l'unico in casa nostra che è l'unico sì. Che tra no, vabbè, pensavo a un risultato un po' rocambolesco su un campo. Vabbè, andiamo a vedere la classifica che purtroppo fa ripiombare il Foggia in seconda posizione. Sì, perché il Benevento riprende la vetta da 42 punti, Foggia a 41, segue la Casertana a 40 e il Lecce a 39, rimane nella lotta anche il Cosenza a quota 38, soli 4 punti dalla prima classificata. In basso notiamo che c'è ancora il Catania che rischia di disputare i play-out perché ha 24 punti insieme al Monopoli e alla Juve Stabia.
Allora, Benevento che ha un punto di vantaggio, ma se vogliamo possiamo considerarne due, visto che negli scontri diretti è in vantaggio, quindi c'è da augurarsi di non... Sul campo ne avrebbe tre. Addirittura tre, se sì. consideriamo il punto di penalizzazione. Ci auguriamo naturalmente che non serva questo alla fine del campionato per dare la palma di migliore del girone e quindi regalare la promozione in Serie B. Ma intanto volevo un giudizio su questo campionato a chi per la prima volta è nella nostra trasmissione, quindi finiremmo nell'ascoltare gli altri di essere un po' ripetitivi. Un tuo giudizio su questo girone, su questo campionato? Magari sono banale perché lo dite sempre, è un campionato molto molto incerto. Per quanto riguarda la partita di oggi, io penso che fino alla fine il campionato dirà la sua nel rush finale. Essere primi adesso sicuramente può dare uno spunto in più, però non è che non è successo niente. Se noi manteniamo il trend al contrario, cioè vinciamo fuori e pareggiamo in casa, allora diciamo così che possiamo vivere sonni tranquilli. Il fatto che il Benevento adesso sia primo, no? Però un trend, se vogliamo definirlo così, nel breve termine, diciamo nelle ultime giornate, questo trend ci racconta che il Benevento in questo momento è la squadra che forse sta dando un po' più di continuità rispetto sì. alle altre. No? Diciamo che forse a noi preoccupa. È quella che fa più paura, se vogliamo sì, però, dire così. Diciamo così, a noi tifosi, ecco, preoccupa il fatto che non si riesca a vincere più in casa. E la prova, ovviamente, quella di oggi è stata abbastanza lampante. Un classico Foggia che mette alle corde l'avversario nel primo tempo e che merita i gol fatti e forse qualcosa in più anche sì, qualcosa in più. E d'altro canto mi dispiace il fatto che abbia sbagliato un passaggio, ecco, così fra virgolette semplice, lo Iacono, che è un ragazzo che alla fine ha pochissime sbavature. È vero. Però poi mettiamoci anche l'avversario che sappiamo benissimo, Padalino è molto molto bravo tatticamente, ha saputo leggere è uscito alla distanza, non so se ritornava, ecco, negli spogliatoi sul 2-0 la partita prendeva questa piega, perché il 2-1 ha dato abbastanza coraggio al Matera e magari ha fatto ritirare un pochettino di più il Foggia. La partita ha detto questo, alla fine secondo me era ancora più aperta perché si poteva vincere e perdere. Prendiamo questo punto, lo so, è brutto dire, Antonio, tu dici sempre come buono, però è la realtà dei fatti, la classifica è cortissima, sabato magari avrai la possibilità subito di metterti in mostra, perché fuori casa Foggia fa veramente molto male. Sì, nelle ultime partite il trend è questo. Restiamo ancora sulle altre, Antonio, però in effetti in questo momento le altre sono discontinue, il Benevento fin quando ci crede e decide di andare avanti, in questo momento sta dimostrando di avere forse un passo sì, un po' più tra sicuro. L'altro, da quello che filtrava dal Santa Colomba, perché c'era una sorta di filo diretto col coordinamento di Sportiub, in scioltezza, un 3-0 senza storia al Melfi, che ha fatto un pochino la vittima sacrificale, e sono tre punti importanti quelli. Beh, perché il Benevento fa un calcio semplice, pulito, di quelli sì, che probabilmente sì, in questa sì, categoria sì. Lo stesso bene. Calcio che probabilmente fa il Lecce, che ha avuto la sfortuna di sbagliare un calcio di rigore, che è stata la punta dell'iceberg di una partita che comunque Lecce anche gli altri ha dominato e non è riuscito a fare gol, perché se a quella classifica ci aggiungiamo anche i due punti in più del Lecce, poi vai sabato a Lecce a giocare una partita ancora più infuocata e ancora più difficile. E la Casertana sembra essere un pochino implosa nelle ultime settimane, tra l'altro ci sono state rischiava anche il tecnico Romaniello. Giovanni Bucaro, tu non hai avuto telefonate da Caserta? No, meglio di no per il Foggia, nel senso che meglio di no per il Foggia, se no poi la Casertana vince tutte le partite. Ah, ecco. Quando ti chiamano e prendono un altro, sì, quell'allenatore va fortissimo. Tra l'altro c'è stata il coming out. A Taranto non è andata così, però. Solo sì, è vero. Dell'allenatore, del presidente della Casertana, che ha praticamente fatto capire che quella squadra non ha la potenzialità per cercare di raggiungere almeno i playoff, certo. Giovanni, ma per filosofia, non so se esiste una filosofia o che dire, una ricetta vincente in queste categorie.
ma probabilmente la ricetta vincente, come lo è stata quella della Salernitana dell'anno scorso o come può essere quella del Benevento, quel tipo di calcio più semplice e magari più cinico può forse alla lunga darti meno sorprese negative? No, io penso che il gioco ti porta a fare più punti, quello che magari è in questo caso il Foggia e qualche altra squadra come il Matera. Prima non ho sottolineato che comunque è vero che il Benevento ha vinto 3-0 in scioltezza, però l'avversario non è lo stesso del Foggia, il Melfi è una cosa, il Matera è un'altra cosa. Lo scorso anno la Salernitana, al di là, diciamo, era molto... Però voglio dire, anche quello è un calcio organizzato, cioè il Benevento non è che sia disorganizzato. Magari non è spettacolare, non è spumeggiante. Vive più magari anche sull'episodio, rispetto per dire alla Salernitana lo scorso anno, però la Salernitana aveva un organico insieme al Benevento, che stranamente, secondo me, rispetto all'anno passato, non ha l'organico, non gli manca Eusepi, che comunque è un giocatore... Quindi la Salernitana aveva un organico, secondo me... aveva 24 giocatori tutti a un certo livello. Il campionato di quest'anno, però, a volte si scelgono anche certi giocatori, cioè nel senso che, voglio dire, non è che il Foggia non abbia speso, così come non è che il Lecce non abbia speso. Forse però magari la scelta di sicuramente giocatori... la Salernitana, se facciamo il confronto allo scorso anno, come poteva essere il Benevento, perché hanno lottato fino a tre giornate dalla fine, erano a pari punti. Forse aveva qualche giocatore più abituato anche a vincere i campionati, che fa la differenza, quello sì. Però da un mio punto di vista, avere gioco, avere organizzazione ti porta a qualche punto in più, perché poi non è detto, magari il Foggia, se non avesse avuto questa maniera di giocare, magari poteva avere qualche punto in meno. Quindi il gioco li ha portati a fare tanti punti. E come dice Sergio, questo è un campionato che almeno per le prossime 3-4 gare ci sarà lo scossone in testa. Ci può essere il Benevento, poi ci può essere il Foggia, ci 4-5 squadre continueranno ad andare avanti abbastanza vicine fino alla fine del campionato. Non l'ho detto prima, secondo me non è neanche un punto da disprezzare, visto anche l'avversario che ha incontrato il Foggia stasera. Poi parleremo, perché ci sono un po' di analogie tra questa partita e anche quella col Benevento. In entrambi i casi, insomma, gli allenatori avversari hanno fatto sfogare il Foggia. Non sono d'accordo su questo. Col Benevento è stato un dominio assoluto. Secondo sempre me un tempo, 85... no, un po' di più di un tempo, fino al rigore, che è stato quando il rigore 85 di... cioè fino a quel momento il Foggia era stato proprio è vero, forse il Foggia ha retto di più, però la parte finale, anche col Benevento, dopo le avvisaglie erano arrivate, diciamo, anche prima del rigore, anche se ripeto, secondo me il rigore non c'era, oggi la partita probabilmente è stata... non avrebbero vinto senza quel rigore, però i pericoli erano giunti anche prima del rigore contro il Benevento. Però quella partita, secondo me, il Foggia ha fatto molto di più di quello che ha fatto oggi nell'arco dei 90 minuti. La chiave è tutta in quel gol che il Matera è riuscito a fare prima dell'intervallo, che ha cambiato un po' l'aspetto mentale, che è determinante, perché poi io sentivo, ero in tribuna, camminano, non ce la fanno più, ma non era un problema fisico, è un fatto problema psicologico, comunque ti incide anche a livello fisico. Poi voglio vedere come qui però non sono d'accordo, e soprattutto abbiamo già il dibattito sulla partita e il mister non è d'accordo, ma la partita è finita da poco, quindi e oltretutto magari do uno spunto per la discussione. Io non ho sentito la conferenza stampa, quindi non so. A mia precisa domanda, perché per me, io l'ho visto il calo fisico, forse sarà stata anche l'assenza di Gerbo e Agnelli in mezzo al campo, che per caratteristiche puoi hanno gestire più corsa, poi di vacca e di Riverola, sicuramente lui ha ammesso che il Foggia non sta bene, non sta granché bene fisicamente. E questo, secondo me, è uno spunto che poi può generare altro tipo di domande. Però stavo per lanciarlo come sondaggio questo. Poi non l'ho lanciato più perché ad Agrigento, in Coppa Italia, il Foggia ha vinto. Sono due partite diverse. Ha pareggiato all'ultimo minuto. Sono due partite diverse. Ma se la forma fisica del gruppo... Lo so, però... Sono due sport diversi. Esatto. Perché è tutta un'altra cosa. Non hai giocato, dipende. Non hai fatto i 40 ci sono delle motivazioni diverse. Le motivazioni ad Agrigento non hai fatto 40. Tu dici l'intensità che ha il gioco del Foggia toglie energie e ti riduce le capacità fisiche per poter arrivare al 90esimo. Questa è la tua chiave di lettura. Lo rilanciamo subito dopo, perché adesso, per chiudere il discorso che riguarda tutte le altre squadre, andiamo a vedere tutti i gol che sono stati segnati in questo fine settimana per quanto riguarda la 22esima giornata del Girone C.
In attesa di Foggia Matera di oggi pomeriggio alle 18, diretta su Lega Pro Channel www.sportiu.tv/live, la casertana pareggia 1-1 il derby con la Juve Stabia e raggiunge in testa i Tatanelli con 40 punti. Al 53esimo Bonifazi illude Falchetti, ma Diop al 70esimo pareggia i conti. Solo un pari anche per il Lecce, fermato 0-0 a Catania. I salentini si portano al secondo posto a pari merito col Benevento, che giocherà oggi alle 18 al Vigorito contro il Melfi, anche in questo caso diretta su Lega Pro Channel. Frena anche il Cosenza, che pareggia 1-1 il derby col Catanzaro. Giallorossi avanti al 43esimo con Patti e pari di Lamantia al 58esimo. Il San Filippo di Messina cambia denominazione e viene intitolato a Franco Scoglio. Nella prima, col nuovo nome, i peloritani firmano uno scoppiettante 2-2 con la Paganese. Al 20esimo Carcione apre le marcature per gli azzurro stellati. Al 50esimo Barisic pareggia, ma 5 minuti più tardi Deli riporta avanti gli ospiti. Al 78esimo un autogol di Acampora ristabilisce la definitiva parità. Torna al successo la Fidalisandria, che passeggia a Rieti contro la Lupa Castelli Romani, 3-0. Partita già in cassaforte nel primo tempo, con le reti di Bangura al 9, Tartaglia al 37esimo e Piccini al 41esimo. Quarta vittoria consecutiva dell'Akragas, che all'Esseneto regola anche rischia Isola Verde, 2-0, a segno di Piazza al 28esimo e Madonia al 45esimo. Nella zona calda, 2-2 tra Martina Franca e Monopoli. Al quinto apre Berardino per i padroni di casa. Al 64esimo Croce pareggia, ma passano due minuti e Baclay illude nuovamente il Martina. Al 94esimo Lescano firma il pari e regala un punto ai biancoverdi. Allora, siamo di nuovo in diretta, non so se è pronta la nostra testata e quindi la nostra personalissima rassegna stampa, che oggi avrà un solo giornale perché per motivi di tempo non abbiamo potuto realizzarne altri. Ringrazio naturalmente Francesco Ricci, che ha realizzato anche questa. Il Foggia perde la testa e in questo titolo potremmo racchiudere diversi concetti. Certo, quello predominante perde la testa della classifica, però adesso andremo ad analizzare il corso della gara e capiremo se anche ha perso la testa in altri sensi. Io devo ringraziare intanto Gianni Martino e tutto lo staff tecnico di Teletown, perché questa è stata una giornata frenetica, perché c'è stata prima di noi la trasmissione finalmente il Foggia, poi c'è stata la trasmissione in coda telegiornale di Fabio Lattuchel. Davvero oggi i tecnici hanno fatto gli straordinari per potervi regalare questo seguito di trasmissioni, tutte dedicate a voi tifosi del Foggia, in questa giornata, in questo lunedì piuttosto atipico, con il Foggia protagonista allo Zaccheria alle ore 18 contro il Matera, in una partita tra l'altro sentitissima. E allora questa testata giornalistica nostra in esclusiva ci regala degli spunti per la seconda parte della trasmissione, e quindi ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval. Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia, in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Louis Marc Café Lounge Bar, cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Marc Café, per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Marc Café è anche locale Mediaset. Louis Marc Café ha la pagina ufficiale Facebook. Louis Marc Café non è una scelta qualsiasi. Louis Marc Café è il posto giusto. G
cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia? www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario è un investimento sicuro. Perché scegliere carni affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Allora, ringraziamo anche gli amici del sito www.miticochannel.com che ci danno la possibilità di arrivare laddove non arriva il segnale di Teletown, vale a dire oltre la regione Puglia, e sono in tanti i tifosi del Foggia che ci seguono da lontano e attraverso la nostra trasmissione riescono a essere aggiornati su quello che accade in casa rossonera. Intanto, Tania, vuoi abbandonare lo studio? Guardiamo per l'ultima volta la maglietta bella rossonera con la scritta TAM, adesso puoi andarti a cambiare e ritornare più elegante di prima. Grazie. Grazie e allora noi intanto andiamo avanti, magari sulle immagini della partita le vogliamo commentare velocemente, sono gli highlights, sono le azioni più importanti. Allora, prima di guardare gli highlights, partiamo dall'inizio, ecco. Intanto c'è una formazione che non è la solita, quella schierata naturalmente da De Zerbi, che sapevamo che avrebbe tentato di mettere su una formazione un po' a sorpresa, perché bene o male ormai tutti conoscono i pregi e i difetti del Foggia, perché ormai le partite si vedono e si rivedono, e quindi soprattutto in certi match De Zerbi ci ha abituato a cercare di trovare delle soluzioni alternative, se vogliamo anche un po' costretto questa volta dalla indisponibilità di Gerbo e Agnelli, come diceva prima Antonio Di Donna, che hanno delle caratteristiche particolari, entrambi hanno delle caratteristiche tra l'altro nel parco giocatori del Foggia altri non hanno, e quindi Foggia si è schierato con un 4-2-3-1 con unica punta Iemmello e alle spalle con Chirico, Arcidiacono e Sarno che peraltro credo abbia disputato un'ottima partita in quella posizione. Comunque una squadra a forte trazione anteriore, perché in definitiva per quanto riguarda la fase difensiva, almeno per caratteristiche dei calciatori, c'erano soltanto i due difensori centrali che hanno caratteristiche difensive, tutti gli altri hanno chiaramente una propensione offensiva, e questa, se vogliamo, forse alla lunga
il Foggia poi l'ha pagata durante la partita. Quindi già la prima novità era lo schieramento. Ha tentato sicuramente di sorprendere Patalino, che conosce bene le cose di Foggia, come un po' tutti gli allenatori, perché hanno la possibilità di vederle tutte sul computer e con naturalmente l'ausilio di Sportube, che regala non solo ai tifosi ma anche agli addetti ai lavori la possibilità di vedere tutte le partite. Detto questo, andiamo a vedere un po' che cosa è accaduto. Sì, possiamo partire con gli highlights. Qui vediamo per esempio c'è Iemmello, dopo la respinta del difensore in Serie A è arrivato il gol di Babacar in una situazione simile. Oggi è stato più sfortunato della Fiorentina. Qui Sarno si destreggia bene tra due avversari, lascia partire un tiro cross che viene deviato da un avversario, anche in questo caso è bravo un difensore appostato sul... Ci sono stati due salvataggi, sì, sulla linea da parte del Matera, un altro verso la fine della partita. È il passaggio di Iemmello che aveva difeso molto bene. Grande azione, tutta in velocità. Stiamo vedendo rallentata, ma è stata a velocità supersonica. La difesa del Matera non ci ha capito nulla in questa circostanza, così come un po' tutti i primi 40 minuti della partita. Dove il tiro di Dichiara il raddoppio su cross, altro gran gol dalla sinistra, arriva. Qui c'è qualche dubbio sulla posizione di partenza di Infantino, che però pare essere regolare. Ma secondo me non c'è sul tiro cross di Carretta. Qui c'è l'errore di inizio del primo tempo, inizio del secondo del tempo secondo. Con Iemmello che non riesce comunque a il gol lo il Foggia li prende spesso gol come il primo che ha beccato dal Matera, con quel passante che riesce ad arrivare sempre sul secondo palo. Purtroppo ne abbiamo subiti altri così. Questo invece è il gol del 2-2, cross dalla destra di Carretta, mezza rovesciata di Infantino, e qui ci riporta un po' alla partita col Monopoli. Iannini. Ci riporta un po' alla partita del Monopoli, quando due Eurogol ci hanno purtroppo regalato una sconfitta. Questo è il tentativo di Sarro, un tiro a giro da posizione quasi impossibile, termina alto. Qui c'è Infantino che controlla la sfera, grande cerca controllo. Poi il tiro di controbalzo, che da grande centravanti, almeno per quanto riguarda queste categorie. Questa invece è una delle ultime occasioni, con il tiro di Sainz Maza che viene respinto da un difensore al limite dell'area piccola. Arriva poi all'ultima occasionissima, Iemmello prende il cross di Sarro di testa, la schiaccia, poi arriva lo Iacono e Piccini ancora. Vedete, un altro salvataggio sulla linea sulla da parte linea, di un calciatore del Matera. Allora, Giovanni Bucalo, mister De Zerbi ha cercato insomma di cambiare le carte in tavola, proponendo una formazione un po' insolita per quanto riguarda il suo schieramento. Se vogliamo, all'inizio della partita aveva sortito i suoi risultati, perché il Foggia è riuscito a segnare due gol. Molto bene, perché proporre questo modo di giocare, diciamo, per la prima volta, perché non avevo, almeno quest'anno, non avevo mai visto il Foggia. Devo dire, almeno dall'inizio, poi a partita in corso sì, devo dire anche bene, anzi forse rispetto a quando gioca con i tre centrocampisti è anche un po' più equilibrato, perché i due, anche se non hanno grandi caratteristiche, sia Vacca che Di Verola, di interdizione, però rimanevano sempre nelle posizioni, non dando mai il contropiede al Matera. Quindi secondo me è stato anche azzeccato, accolto anche di sorpresa un po' l'avversario, sicuramente non si aspettava un modo in effetti che... anche secondo me è stato perfetto. Ripeto, io prima ho parlato di discorso mentale che ha influito sulla gara, e secondo me fino a quel momento il Foggia era veramente quasi la sentava alla perfezione, impeccabile, certo. Poi però Sergio Di Corcia, questo è un tipo di calcio che andrebbe fatto sempre con questa intensità e sempre a questa velocità, perché è l'unico modo ovviamente per sorprendere gli avversari, ma non si può fare. È che non è facile. Infatti io volevo intervenire su quello che si era detto prima a livello fisico. Sì. Secondo me sminuiremmo un pochettino il lavoro atletico che questi ragazzi svolgono quotidianamente. E credetemi, ci sono dei gran professionisti che fanno questo. Io voglio aprire una parentesi. Sì. Ci può essere anche un calo fisico dovuto al fatto ti spiego. Che alcuni singoli calciatori, chi per motivi per infortunio o per chi è arrivato magari a gennaio, non sono tutti in linea con la stessa preparazione, perché chi è reduce dall'infortunio, chi è arrivato a gennaio, non può essere al top delle condizioni. Io vorrei mettere un po' in più il risalto come ha gestito la palla il Matera nel secondo tempo. Quando gli avversari del Foggia corrono a vuoto, si fa dura. E è successo uguale il secondo tempo per il Matera. Si è ribaltata la situazione. Per me questa è la chiave di lettura. Parlare di
fisicamente che non ci sono mi sembra un po' riduttivo, anche se De Zerbi, diciamo così, ha ammesso questo calo. Però ripeto, ci sono sempre gli avversari, diamo merito anche agli avversari. Certo, infatti nel sondaggio non l'ho inserito, però se vogliamo, quando si vota altro, secondo me è per dare anche merito. E allora rispondiamo al sondaggio. Antonio Di Donna, perché sicuramente il Matera è una delle squadre più organizzate, con una più spiccata identità tra quelle che si sono viste allo stadio di Zaccheria. E in questo senso aderisce a quello che aveva detto De Zerbi alla vigilia. Tutti dicono che vengono a Foggia a giocarsi la partita, poi alla fine nessuno lo fa. De Zerbi ha detto: io credo che il Matera verrà a Foggia a fare la sua partita, e io credo che l'abbia fatto. Una volta che è riuscito a prendere al di là dei primi 40 minuti, dove per oggettivi meriti del Foggia più che per dei meriti del Matera, il Foggia ha stradominato e ha rasentato, sono d'accordo con il mister Bucaro, ha rasentato la perfezione. Quando al Matera è stata offerta la possibilità di rientrare in partita, il Matera lo ha fatto, ha colto l'opportunità, dopodiché ha saputo leggere bene il tutto e nel secondo tempo fare la sua partita e impallinare, secondo me, il Foggia. Facevo un'altra riflessione: io non ho mai visto il Foggia così lungo nel corso tempo della partita. E come diceva mister Di Corcia, il Matera poteva gestire parecchio bene tutti gli spazi che venivano offerti alla squadra lucana. Quanto allo stato di forma, io vedo che il Foggia è calato alla distanza tantissimo. Ripeto, forse Gerbo e Agnelli, la loro mancanza per caratteristiche dei due giocatori ha influito ancora di più, ma io ho visto, prima ancora che De Zerbi lo, tra virgolette, confessasse, un Foggia a riserva dal punto di vista fisico. E infatti mi chiedo, la cosa che mi lascia non perplesso, che può aprire uno spunto di discussione, se tu per 40 minuti giochi ad un ritmo vertiginoso, ma dentro di te sai che non ce la fai, che non ce la farai a tenere quegli stessi ritmi per 90 minuti, io tenterei di gestire, anche a costo di dovermi abbassare e di modificare quel 4-2-3-1 che ha fatto la tua fortuna nel primo tempo, perché hai azzeccato tutto, di cambiarlo in corsa. Io facevo notare a Armando durante la partita, perché è seduto accanto a me, che a un certo punto De Zerbi ha chiesto ai suoi, non so se era già sul 2-0 o comunque eravamo già in vantaggio, di non andare più a pressare alto, perché ovviamente il pressare alto significa ma stai giocando con tre mezze punte, e sull'azione seguente ha segnato il Matera ma stai giocando con tre mezze punte e una punta. Sì, io mi rivolgo ai tecnici, cioè non lo so, però ritengo che l'atteggiamento di una squadra, se organizzata, riesce a sopperire alla mancanza di caratteristiche dei giocatori, lungo, se tutti si muovono. No, sicuramente che il Foggia si sia allungato, questo è vero, inizio del secondo tempo all'inizio della ripresa, perché in quel momento il Foggia ha perso le proprie certezze, per merito anche dell'avversario, perché una cosa che io ho notato dall'alto, il Foggia andava in difficoltà sul giro palla del Matera, perché il Matera apriva sempre la mezzala, Armellina a destra, e là diventava difficile, era costretto a uscire Riverola, quindi andavi un pochettino a vuoto. Questo sì, sul discorso fisico ritorno, perché ha fatto un esame, però una contromossa forse andava fatta prima, quella magari dell'inserimento di Coletti a centrocampo, diciamo potevi anche cambiare qualcosa, potevi farlo prima o dopo, però io rimango dell'avviso che il discorso mentale ha prevalso sulla partita. Nulla togliere, diciamo, ai meriti del Matera, perché ha fatto la sua partita, poteva vincere come poteva vincere il Foggia. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, io penso che una squadra quando non sta bene fisicamente lo noti l'ultimo quarto d'ora, però il Foggia dall'inizio del secondo tempo aveva un po' perso le distanze, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la partita era fin troppo facile fino a un certo punto. Nel momento in cui tu prendi il gol, io mi ricordo una partita, un Foggia-Messina, dove segnai pure io il mio primo gol in Serie B, 2-3. Dicevamo 2-0, una partita dove avevamo occasioni a ripetizione, cioè potevamo fare 10 gol il primo tempo. Abbiamo preso il 2-1 dal Messina, siamo crollati. E là non era un problema né l'aspetto fisico, psicologico è importantissimo. Per me oggi è inciso, poi che magari il Foggia gli mancavano alcuni elementi, quindi fisicamente, però lo posso vedere l'ultimo quarto d'ora. Anzi, l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti, il Foggia ha avuto anche la reazione nervosa di andare a fare male all'avversario, quindi
secondo me non è stato tanto l'aspetto fisico, purtroppo l'aspetto mentale in una squadra che secondo me sotto questo aspetto è un po' fragile. Sì, diciamo, ci può stare. Sì, 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 no, dire, è un po' fragile. Questo poi credo che l'abbia messo pure De Zerbi in qualche conferenza stampa, che in effetti non tutti sono allineati mentalmente per primeggiare in un campionato. Io non so, sono andato via quando ha dato il recupero, poi l'espulsione di Dichia, io non so cosa sia successo. Non so, c'è stata una baruffa, diciamo, tra i giocatori. È una cosa grave che, diciamo, una squadra che vuole e può e ha le qualità per vincere il campionato, i giocatori non devono permettersi di fare questi errori. Infatti, questi sono errori gravi. De Zerbi ha caduti un po' nelle provocazioni dei calciatori del Mazzarri. Cioè, stigmatizzato l'atteggiamento. Io spero che ci si non sappiamo il referto arbitrale che cosa allora, porterà, cioè, perché era, è uno allora, di quegli arbitri magari che... rispetto alla Salernitana lo scorso anno, che aveva forse una squadra più esperta, più forte mentalmente, sì, rispetto esatto, a questo Foggia, esatto, che esatto, diciamo ci può stare, diciamo, ma quando si scelgono i giocatori, a mio avviso questo è un aspetto importantissimo, importantissimo. Quando si punta a vincere un campionato, la prima cosa credo per me scegliere... rimane il Foggia, no, diciamo, la squadra più forte, col gioco migliore di tutta la categoria, che secondo me può anche quando gioca come sa non ha rivali, l'abbiamo visto nei secondo primi me 40 ha fatto minuti. Sempre prima parlavamo della partita col Benevento, la partita del Benevento sono stati 85 minuti di dominio assoluto, un episodio che non era neanche rigore ha scaturito poi, però tra Benevento e Matera, se io devo dire, il Matera, diciamo, ha meritato di più del Benevento, certo, in questa partita, certo, oggi, certo, perché ha fatto la sua partita. Sì, 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 su questo non ci sono dubbi. Alberto, al nostro sondaggio tu come risponderesti? L'opzione preferita qual è? Insomma, ci sono un po' di concause, non è facile, perché per esempio stasera non abbiamo neanche parlato dell'arbitraggio, ma non per trovare una scusa. L'opzione c'è. Sì, però limitare, ecco, io direi che l'arbitro non ha gestito bene la partita, non siamo ha gestito... d'accordo. Bene i cartellini, come spesso succede a Foggia, però non è Foggia dove non c'è un pubblico, più di tanto un pubblico troppo corretto che non dà quella sudditanza psicologica che magari succede. Io voglio ricordare altrove. Solo che a Matera, nella partita con la Casertana, il rigore a favore del Matera l'ha fischiato il pubblico, è come se l'avesse, sì, fischiato il pubblico. Questo però è, insomma, esce un po' tanto, no, diciamo queste un cose sono io sono allora, uno stadio come lo Zaccherini, una bolgia, 12.000 aspettatori, 13.000 aspettatori, se avessero a cosa un appunto, po' più di pressione, messo più pressione all'arbitro, perché, anche perché l'arbitro credo che per esempio sia... fammi completare Armellino. No, non ho ancora parlato. No, io volevo solo completare. No, se sì, parliamo, sì, anche perché ritengo che l'arbitro si sia reso conto di aver sbagliato a non darlo quel rigore. Perché l'ho visto molto titubante. Prego, continui. No, volevo dire proprio Armellino, che poi nel secondo tempo ha fatto la differenza. Probabilmente aveva fatto anche un fallo che meritava il rosso diretto. Ha fatto un fallo molto su Dichiara, e poi è stato graziato in altre occasioni. Ecco, la gestione dei cartellini fa parte, come è la stessa cosa dell'episodio, ti cambia una partita. Io sono d'accordo più con Giovanni sul fatto che non, ormai gli episodi sono devastanti, non riusciamo a gestire e a riprenderci da episodi negativi che ti succedono, cioè questa squadra cade troppo in depressione. È un fatto normale, però purtroppo la mentalità vincente, quella che serve per vincere il campionato, significa riuscire ad assorbire anche in corso d'opera, perché tu è vero che hai preso il gol al 2-1, ma hai avuto anche il time out per resettare e riparti, invece tu prendi il gol dopo 5 minuti e a detta di De Zerbi la squadra a quel punto ha cominciato a verticalizzare, cioè ha fatto un qualcosa che non gli aveva proprio chiesto. Tant'è vero, ha detto: io non me la prendo con lo Iacono, perché se lo Iacono fa quello sbaglio è perché gliel'ho detto io, non di sbagliare, ma di fare quella giocata, perché probabilmente con un altro allenatore avrebbe fatto un'altra giocata lo Iacono, però una squadra che parte da dietro questo rischio lo deve prendere. Poi noi dobbiamo saper assorbire queste negatività che ti possono succedere, però non puoi buttare al vento un primo tempo devastante dove ci può stare anche il 3-0, il 4-0, e se poi, io ho anche chiesto a Padalino quanto ha influito il gol che tu hai preso, perché dobbiamo dirlo, nel periodo migliore del Foggia, cioè
nell'unica occasione vera che nel primo tempo ha avuto, e quella ha detto che gli ha cambiato la partita, perché poi i giocatori giocano con un'altra, si sono rianimati. A quel punto il secondo tempo tu ti vai a snaturare, non fai girare più la palla, ci può essere il calo fisico, perché quando c'è il calo fisico tu col giro palla riesci ancora a recuperare, quindi puoi anche minimizzare quelle che sono state le energie che tu hai speso nel primo tempo. Quindi ecco, noi non riusciamo a gestire la partita, perché tu hai detto del Benevento, tutti dite 85 minuti giocati benissimo fino al rigore, però tu 5-10 minuti prima devi cominciare a gestire la palla, come hai fatto a Melfi, che a un certo punto hai capito che la partita non è finita. Però tu a Melfi non hai gestito la palla, cioè, Alberto. Non è stato, hai gestito il risultato. È diverso da gestire la palla. Capito? Allora cosa significa? Che noi in casa siamo destinati e obbligati a giocare sempre? No, scusate, ma io faccio una domanda. Ma perché? Qual è il problema di gestire il risultato? No, dobbiamo capire che significa gestire i risultati. I tecnici dicono, io ripeto la mia analisi. Io voglio soltanto gestire il risultato, un po' come a Melfi a un certo punto. Mettere Lanzaro, mettere un difensore in più. Ha pensato più a portare la partita. Ma se tu lo hai fatto a Melfi, perché non lo si può fare contro il Matera? Col Matera tu stai ancora a 45 minuti dalla fine, quindi ci può stare che non lo fai. Però col Benevento probabilmente a 10 minuti dalla fine, perché quella è una partita importante, molto più importante di quella di Matera. Perché col Matera ci può stare. Disse che non aveva avuto dei segnali negativi dalla squadra. C'ha ragione, non c'erano in quella partita. L'allenatore a volte le percepisce più di noi, perché stando sul campo le può percepire. Noi è chiaro che con senno di poi tutti quanti diciamo vabbè a questo punto metti sempre il difensore in più una volta che passi in mandato, però non credo possa essere secondo me così. Questa squadra gli manca la mentalità vincente nei momenti in cui bisogna vincere, e perché poi possiamo sempre dire questa partita sono, però quando sono quattro partite diciamo che più di un indizio fa una prova, no? Quindi c'ha un problema nel portare a casa il risultato. Io sinceramente, scusami Alberto, dopo il 2-0 ho pensato che fosse la stessa partita vinta contro la Casertana, dove tu sei entrato con la mentalità vincente della quale tu parli adesso. Oppure c'è un'altra, dicendo, c'è un'altra lettura. Dicendo, io vinco la partita perché io sono più forte di te. E l'hai vinta. Per me la squadra sapendo, questo tipo anche di con mentalità. Ritmi più bassi. Sì, anche per però me. Però qualcuno invece anche per me ce l'ha. Vedendo gli attacchi sulla nostra, sul fronte sinistro, su Di Chiara, qualcuno si è ricordato invece la partita col Monopoli, no? Perché lì qualcosa l'hai subita sul fronte tuo sinistro. Così come dobbiamo anche dire che siamo una squadra ben organizzata. Infatti poi di lì è partito il gol del... Ben organizzata, e anche su questo sono d'accordo con mister Bucaro, però non siamo calati nel nostro campionato. Il campionato è un campionato che si vince anche con i pugni, con gli sputi, e noi facciamo sempre i signori. Noi Però scusami, rischiamo anche le altre squadre lo fanno, però le squadre sono tutte là, cioè sì, a differenza un punto. Evidentemente quindi, tu c'hai qualcosa in più, però poi cadi in queste caratteristiche anche fisiche. Il Foggia non può permettersi di metterla sul piano fisico con gli avversari, perché hai una squadra tecnica ma leggerina. Ma in quale Matera è chiaro, scusate, che ma è un carattato. Io dico, in quale campo succede che una squadra viene, 12.000 spettatori, ti viene a provocare, tu cadi nella provocazione e ti fai mandare fuori? Allora, scusate, il fattore campo non serve più, eppure nella Lega Pro è importante. Molto banalmente l'influenza sull'arbitro lo continuo a dire, no, che secondo me sì, ci dovrebbe essere, perché sugli altri campi c'è, anche perché un arbitro che non dà questo rigore, che non abbiamo visto, forse non ci sono le immagini, però no ce le abbiamo, è impossibile, anzi è impossibile, lo hai evocato e lo facciamo vedere immediatamente. Non era un rimprovero, però no ce l'avevamo in scaletta, eccolo qua, lo vediamo subito. Cioè, Rivero la recupera palla, incespica il difensore del Matera, almeno quella è l'impressione che dà, e tocca. Involontario, ma è comunque procurato danno. È un danno procurato. Danno procurato in rigore, e su questo me anche non ci sono dubbi. Secondo me. Al Benevento l'hanno dato con un fallo che forse non c'era ed era pure fuori area. Questo invece è nettamente in area. Che vediamo in ottima posizione per poter valutare
Scusate, questa se non si chiama malafede, perché poi no, le cose no, dobbiamo... Malafede non lo so. Malafede non lo sappiamo. Allora, però io ho visto molto in difficoltà. O hai la congiuntivite, cioè questo sa, non c'ha nessuno davanti, cioè questo significa essere cattivo, cioè, non, perché questo è un rigore netto. Poi indipendentemente che forse poi il Foggia ha pareggiato per altri motivi, perché comunque è riuscito ad andare in vantaggio, questo è impossibile andare, anche perché tu puoi dare anche il vantaggio, cosa che lui ha fatto durante la partita, spesso, lui spesso ha dato il vantaggio andare. E poi non quando, non si è quando non si è concretizzato, è successo anche sia da una parte che dall'altra, ha restituito, tant'è vero ci ha dato una punizione, invece di darcela subito ce l'ha data 5 metri dietro proprio per lo stesso motivo. Qui, con la barriera che questi sono i peggiori arbitri, perché sono quelli che vogliono fare i protagonisti sul campo, e questi sono i peggiori, perché l'arbitro è quello che si deve vedere il meno possibile, perché significa che sbaglia, cioè, il meno bisognerebbe possibile. Chiedere cosa ha visto in questa... Io dico, siamo al 13° minuto e 11 secondi, se a questo punto della partita lo Zaccheria inizia a urlare venduto, la partita cambia, secondo me. Cioè, dobbiamo mettere pressione all'arbitro. Questo, ne è la possibilità, fallo. Cioè, il buon Caramanno queste cose le diceva quando preparava la partita. Preparava non solo la squadra, preparava anche il pubblico. Non so se tu, Giovanni, hai avuto modo di sentire qualcosa da questo punto di vista. Bisognerebbe prepararlo, basta a fare il pubblico dei signori. E allora, se, ovviamente parlo sempre senza... evitiamo... No, non si tratta di atti violenti, soltanto di inveire, ecco, in modo civile. No, fare quello, fare quello che succede dappertutto. Ecco, qualche sia. E ve lo ricordo che a Matera il rigore contro la Casettara, vi assicuro, dire, è come se l'avesse su Sky, una partita del genere, l'arbitro rischia, rischia la carriera. Parte la carriera, e te lo fermano dopo un errore del genere. Questa parte chissà se è abbastanza evidente. Il secondo piano. Allora, la trasmissione non finisce qui, ci fermiamo per un altro break pubblicitario. Tutto a posto, Tania? Sì, stasera non avrai modo di parlare molto, perché come vedi siamo tutti agguerriti. Non mi vi ricordo che comunque alla fine di Zafò ci sarà Zafò 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa, che potrete chiamarci e telefonarci allo 0881 30 0035. Mi è venuto un momento di vuoto. 33. Ma cos'è sta roba? Sto cercando il numero, ma vedo dietro le telecamere c'è qualcuno che dorme più di me, che sto da qua. Ricordatemi il numero 30 0035, quasi 33 0035. 33 0035. No, ma parlate, 33 0030. Allora, 0881 33 0035, come vedete siamo sconvolti, perché veniamo da una partita tiratissima. E se vorrete potete intervenire con me. Questa sera al mio fianco ci sarà Mister Sergio Di Corcio, se vorrete fare delle domande. Prima di mandare il break pubblicitario, parliamo velocemente del settore giovanile, poi in un'altra puntata magari lo faremo in maniera più diffusa. Come sta andando questa prima esperienza, tu che sei il responsabile tecnico del settore? Abbastanza giovanile. Bene, abbastanza bene, perché stiamo crescendo. In settimana è stata un po' la settimana dei pareggi, come la prima squadra, però l'abbiamo presi fuori casa, la Beretti a Messina 0-0, gli allievi nazionali a Pescara 1-1, un ottimo pareggio. Solo gli giovanissimi hanno perso a Caserta, che è una bella, gran bella compagine. E niente, quello ricordiamo che... i tecnici che fanno sì, parte Costanzo Palmieri degli allievi nazionali, e Luigi Agnelli, giovanissimi, ovviamente io la e Beretti, pure anche la Berretti, sì, c'erano anche i collaboratori Giuseppe Menga e Tommaso Cisco per quanto riguarda preparatore atletico e allenatore dei portieri. E niente, poi tutto state già lavorando per la prossima stagione, perché nel settore giovanile ci si programma ancora prima che delle prime squadre, cioè cercare di fare una programmazione per l'anno prossimo, perché lo dicevo in apertura di trasmissione, nei settori giovanili bisogna seminare oggi e bene per poter raccogliere fra 3-4 anni. Sì, e infatti la società non ci ha chiesto assolutamente dei risultati sul campo, perché ha sposato bene questa causa, a dimostrazione del fatto che proprio la Beretti, che si gioca sempre con 97-98, quest'anno abbiamo deciso di lasciare quei ragazzi che magari non sono orbi da prima squadra, di mandarli in prestito a giocare e fare esperienza in categorie di Serie D, possono essere i Bruno, Tarolli, Rinaldi, Casale, un altro ragazzo, a discapito proprio dei risultati finali che alla fine non vengono. Ma è così, anche perché Mister Bucaro, tu che
hai lavorato in uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, che è quello della Juventus. Ecco, lì ti chiedono anche il risultato, se alleni la primavera, no, all'Inter. Devi anche vincere, al di là di fare crescere i giocatori. Negli altri settori giovanili il miglior successo è vedere un ragazzo nella prima squadra. Arrivare in prima squadra. Sì. Questo, risultati... E questo credo che tu l'hai già provata come, sì, come bella sensazione. L'abbiamo, no, provato con Adamo, no, con, Adamo, con Sansone, con Sansone. In Coppa Italia. E l'ultimo è Laurio Volano, un ragazzo che... Lo ricordiamo, abbiamo... è cresciuto nel settore giovanile, sì, e adesso, sì, è tornato a Foggia dopo le esperienze alla Spezia e Lanciano. E questi sono i veri successi del settore giovanile. Cioè, sì, regalare... Pure che Sergio l'aveva detto un mese e mezzo fa, questa storia di Laureola. Sì, ma non è che ho scoperto. Laureola lo ricordiamo, grande, sì, protagonista del passaggio del turno in Coppa Italia, perché ha oltre propiziato il gol di Iemmello, ma grande freddezza anche nella realizzazione del rigore. E per un ragazzo... è importantissimo. E per noi soprattutto, diciamo che questa è la vittoria finale, no? Certo. Per una società, certo, guardare questi ragazzi che, sperando che in campionato anche possano avere un po' di spazio. È un po' difficile perché ovviamente la rosa del Foggia è abbastanza vasta, però già il fatto che interagiscono quotidianamente adesso con la prima squadra fa ben sperare. Ormai se l'è portato De Zerbi. Sì, non me lo sono mai voluto, sinceramente. Sì. Te lo sei visto sfilare, sì, sotto il naso. Sì, perché da settembre... Ti dico la verità, oggi... A un certo punto l'avrei voluto vedere in campo, Laureo. Dopo la prestazione, non è facile, lo so, adesso bisogna andare calmi per evitare di bruciare i giocatori. L'importante è che non si faccia come Allegri all'inizio con Dybala, che voleva pazientare un po' troppo. Vabbè, sono altri discorsi. Però dopo 2-2 in casa col Matera, parlare d'Allegri e di Dybala, non siamo dell'umore giusto. Io ho fatto... No, non siamo dell'umore giusto. Non divagavo, cercavo solo di dire che bisogna far maturare i giovani. Oh. Comunque, Foggia, la vetta l'ha persa, la Juventus l'ha conquistata. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Ma così mi è venuto... Sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini. Vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da euro 9,90, senza rinunciare alla qualità.
puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Eccoci qua, rush finale. Intanto, che cosa ci resta, Antonio? Che cosa ci resta di questa partita? Adesso bisogna voltare pagina, perché ovviamente nella trasmissione abbiamo parlato diffusamente, ma adesso il Foggia si deve concentrare per un altro match importante, sabato contro il Lecce. Mancherà sicuramente Chiara, perché è stato squalificato, è stato espulso, e non sappiamo poi le condizioni fisiche di altri giocatori. Gerbo e Agnelli hanno distrazioni muscolari, ma dovrebbero poter recuperare. Con quale stato d'animo secondo te lo affronti? E non dei migliori, sicuramente, perché se è vero come è vero che, come diceva il mister Bucaro, sono crollate le certezze durante la partita, ancor di più secondo me alla luce del quarto pareggio interno consecutivo, insomma, andare ad affrontare il Lecce non è la cosa più facile al mondo. Però è vero anche che hai tutte le potenzialità, oltre a tutti i sostituti di chi mancherà e di chi non ci sarà, perché il Foggia ha due squadre, e la seconda squadra non farebbe fatica a lottare per i playoff, per come la vedo io. Quindi da questo punto di vista, scusanti barra alibi, non ce ne sono, e non credo che il Foggia non ne abbia neppure bisogno. Però, se si vince, scusa, sì, se si vince sul filo anche dell'entusiasmo e delle, diciamo, delle depressioni, sai, di questi, sì, proprio sul filo della cosa, è anche vero che una vittoria di oggi avrebbe demoralizzato tutte queste altre squadre. Alberto, però io ti voglio dire una cosa, invece adesso sta storia delle pressioni, io non le pressioni, sto dicendo queste squadre, cioè tu oggi andavi, domani andavi a Lecce con 4 punti davanti, il che significa che comunque vai tu più sereno, e loro quasi, cioè, rischi veramente di stravincerla la partita, perché a quel punto si cambiano gli equilibri. Ma magari la noi non lo solo stesso. Ecco, come dice De Zerbi, siamo noi che rallentiamo oppure sono loro che non ne approfittano. Ieri l'hai detto tu, il presidente della Casertana ha detto: noi probabilmente non possiamo più vincere il campionato, e chissà se riusciamo ad andare nei playoff. No, allora secondo me il punto è questo. Alberto, però 5 pareggi interni e una sconfitta interna per una squadra che vuole vincere il campionato e che ha le potenzialità per vincere il campionato, secondo me cominciano ad essere un pochino tante. E allora forse è vero solo che sei la squadra, è vero che sei la squadra che ha fatto più punti in trasferta, anche se forse il Matera ci ha superato. No, perché abbiamo pareggiato, no? Che stasera si scontravano le due squadre che avevano fatto più punti fuori casa. Però secondo me alla fine 4 pareggi interni e una sconfitta interna possono cominciare a pesare parecchio. Però adesso, per dire, lo stesso Lecce, che dopo una partita dominata, ma io però pareggiata. Una cosa voglio non chiarire, perché non sono nessuno per chiarire. Non mi piace quando sento parlare di pressioni, di stampa contro, credo sia veramente non leggere la verità, perché le pressioni a Foggia significano altre cose, certo, che sono state vissute, certo, nel, certo, passato, certo, recente e nel passato. Non mi piace noi voi, non mi piace voi della stampa, che significa tutto e non significa niente. Secondo me no, si rischia di, quando si dice che poi tutte le componenti devono remare dalla stessa parte, si rischia di avvelenare, lo si dice, ma poi nei fatti e in certe dichiarazioni si crea invece la spaccatura, poi facendo capire al pubblico cose che magari non stanno nei cieli, che non è così, non è così. Io dico che poi la libera opinione credo che sia una cosa importante. Esatto, io penso che il giornalista cattivo, il cattivo giornalista sia quello che non si scrive allinea. No, il cattivo giornalista è quello che scrive una cosa che non è vera. È diverso dal cattivo giornalista, ed è diverso dal giornalista una persona che non è giornalista, che scrive la sua opinione sui social network, sui siti internet, sui blog. Vabbè, lì non c'entra niente con la stampa. Sono due cose totalmente diverse. Sono libero opinione, come può essere quella davanti a un bar che si ferma a parlare e dice: se no entriamo in un equivoco. Certo. Però la colpa è anche di chi deve indirizzare determinate persone a fare determinate. No, ognuno poi è libero di fare quello che ritiene opportuno. Andiamo a salutare Sergio D.
Dopodiché siamo in chiusura, andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo e quindi chi andrà a consumare per una settimana intera la prima colazione per due persone al Luimar Caffè di Foggia. Sergio D, abbigliamento uomo a Foggia in via Bari 9. Grandi saldi, tutto al 50%. Approfittatene ancora per pochi giorni. Siamo qui per il rush finale, andiamo a vedere anche la foto del calciatore da indovinare se volete portare a casa il CD musicale di Pino Campagna con 10 canzoni dedicate al Foggia Calcio. Chi è questo calciatore? Ci chiamerete dopo allo 0881 33 00 35 il numero di Teledown per cercare di indovinare. E intanto io dico, e chiudiamo qui, caro Sergio, credo che in questo momento sembra quasi che il Foggia esca fuori da una sconfitta, così non è, e quindi cerchiamo di ritirare su il morale. Intanto io credo che negli scontri diretti, come quello di sabato a Lecce, è lì che il Foggia deve cercare, quantomeno di non perdere, perché è uno scontro diretto, e lì i punti valgono doppio, no? Ma il Foggia ci ha dimostrato che nei momenti di difficoltà, ricordiamoci che il Foggia era 8 punti dalla Casertana, ha recuperato 8 punti, adesso ne ha dati 3. Non vorrei essere ripetitivo, ma questo campionato fino alla fine non avrà una vera regina, quindi il Foggia, il fatto che... Ma l'aspetto psicologico di cui parlavamo prima con Bucco è importante, perché se vogliamo proprio quella sconfitta netta del Foggia sulla Casertana ha influenzato poi il prosieguo del campionato della Casertana, che ha visto, ecco, sminuire forse le proprie certezze, no? Sì, sì, da quel momento in poi c'è stato un tracollo. La Casertana abbia fatto da quella partita di Foggia a... Sembrava di potesse dominarlo, si è reso conto che gli avversari forse sono anche più forti. Forse una delle squadre che ha fatto meno punti di tutti, in tutto il girone, tranne la Lupo Castelli, forse la Casertana è quella ecco che ha fatto meno punti. La partita di sabato a Lecce è di vitale importanza. Adesso non vogliamo mettere pressione a nessuno, però siccome la proprietà credo che abbia investito perché vuole raggiungere certi risultati, a nessuno manca nulla, la società sta cercando di mettere a disposizione tutto il necessario perché ci siano le componenti giuste per poter raggiungere certi obiettivi, adesso ognuno si deve assumere la responsabilità di portare in porto questo risultato, perché le condizioni ci sono tutte. Non bisogna sbagliare a Lecce, che è uno scontro diretto. Si può anche sbagliare in qualche altra circostanza, ma quella è una partita che non bisogna quantomeno perdere. Detto questo, migliore in campo? Pietro Iemmello, che accorcia le distanze su Sarno, arriva a 5 volte come migliore in campo. Quindi... Perfetto. A noi, ecco, questa è una buona notizia, aver ritrovato Iemmello, che è un calciatore che in questo finale di campionato può ritornare sicuramente utile alla causa rossonera. Noi siamo pronti a salutare i nostri ospiti, Tania? Sì, perfetto. Allora, a sinistra salutiamo Armando Borrelli. Buonasera. Mi raccomando, non lo chiamare papà adesso. Che lo no, lo no. Alberto Mangano. Papà Alberto. Voglio dire solo una cosa, brevemente, perché ne abbiamo parlato poco. Pasquale Padalino era molto emozionato alla fine della partita, però devo dire che questa cosa si percepiva anche tra di noi, per cui tifare oggi per il Foggia significava un po' come... quasi come tradire la propria moglie, cioè vederlo dall'altra panchina è una cosa che non dico che ha fatto male, però era una cosa che abbiamo vissuto male questa. Siamo nel mondo del professionismo, purtroppo. Però, però Pasquale, sai Sergio, Pasquale ha quante fatto... volte ha giocato da avversario, sì, no, con la maglia di altre squadre, ma ha dovuto fare il suo dovere, ha fatto Pasquale, anche gol. Pasquale Padalino, Sergio Di Corcia e come Paolo Fiore fanno parte di quella rinascita del Foggia alla quale tutti quanti siamo legati, e quindi c'era un qualcosa in più. Questo non, ovviamente noi siamo tifosi del Foggia e continuiamo a volere bene del Foggia, però guardiamo sempre... Avremmo preferito vederlo perdere a Pasquale. Lo guardiamo sempre con molta simpatia. E gli auguriamo ogni bene da questo momento in poi. Anzi, ti dirò, dell'espulsione di Carretta io non sono stato contento, perché
Adesso il Matera ci può dare una grossa mano. Ma neanche mano. Padalino, infatti lo ha... Non mi interrompere, che Padalino non gli interrompe, è chiaro, un suo giocatore. Perché è giusto dire che ha fatto proprio riferimento al giocatore che si è comportato male, perché ha detto evidentemente non è maturo, altrimenti avrebbe fatto altre cose. Ma io stavo dicendo un'altra cosa. Non tutti gli allenatori dicono queste cose. Io stavo dicendo un'altra cosa. Di litigare. Volevo dire che... In questo momento prendiamo il lato positivo. Questo Matera può dare una grossa mano al Foggia, giocando per se stesso il Matera, per carità, non per il Foggia, perché può andare a togliere punti importanti, così come ha fatto la Casertana negli altri scontri contro le prime della classe. Quindi il fatto che sia stato espulso tanto, voglio dire, negli ultimi minuti al Foggia non ha dato nessun vantaggio, ma toglierà un giocatore importante forse per altre due giornate. Io adesso non so, forse la prossima giocherà col Messina, quindi ci interesserebbe veramente. Non ho visto il calendario per la partita successiva. Salutiamo inoltre Giovanni Bucaro. Grazie. Buonasera Giovanni, ci rivediamo lunedì. Alla mia destra salutiamo Sergio Di Corcio, il responsabile tecnico del settore giovanile Foggia Calcio. Lo salutiamo momentaneamente perché poi resta con noi per Zafo 13. Buonasera, grazie per l'invito. E salutiamo inoltre Antonio Di Donna. Ciao, ci vediamo alla prossima. Bucaro sarà ospite a terzo tempo. Ah, ecco, lo ricordiamo che a che ora andrà in onda poi? Andrà in onda sicuramente domani online su Foggia Città Aperta, tra domani e mercoledì, e sicuramente mercoledì sera poi sarà pronto anche per Teletown. Anche su Teletown. Bene, ci vediamo fra qualche istante. Termina qui Zafo, fra un po' Zafo 13:30, 13 minuti e mezzo a vostra disposizione. 0881 330 035. A frappetto. Su da mezzi ma forza bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è? Maestro. Per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare. Un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore. È una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore. Vogliamo vincere con te. C'è un'altra sfida da affrontare. Non ti lasceremo mai. Sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora un po'. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh. Per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga capo in do pallone. Allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione. È una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore. Lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora un po'.
abbandonerò mai, sempre accanto ti sarò, per gridare a squarciagola, ancora Forgia per sempre, Forgia per sempre, Forgia per sempre, Forgia per sempre, Sono neri pronti a vincere per noi. Du 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 du. Du 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 du. Maestro, mi dà quello scemo. Maestro, chi è? Caffè. Ah, il caffè, grazie, gentilissimo, bello. Ci vuole proprio un caffè. Ma che è sta porca di candy? Che è sta cosa che hai portato? Maestro, ha detto caffè al vetro. Il vetro vai pur tu. Che ci stai già fuori? Che ci stai già fuori? Che ci stai già... Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3 a Foggia. Da Dario Porte Blindate, via di Salsola 28 a Foggia. Bonfitto Gioielli, via Lanza 18A, Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Lui Mar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, Tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, 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 zafo. Zafo 13:30, siamo pronti ad accogliere le vostre telefonate allo 0881 3300 35, potete interagire con noi sia per indovinare la foto del calciatore che adesso vi mostriamo di nuovo, in palio come sempre c'è questo CD musicale di Pino Campagna, Foggia per sempre, oltre alla sigla finale della nostra trasmissione ci sono altre 9 canzoni dedicate alla squadra del Foggia, alcune canzoni ci riportano indietro negli anni a epoche indimenticabili della squadra rossonera, altrimenti potete rivolgere domande a noi che siamo qui davanti alle telecamere con questa sera la piacevole compagnia di Sergio Di Corcia, ex calciatore del Foggia, allenatore in seconda di Pasquale Padalino qui a Foggia, attualmente responsabile tecnico del settore giovanile rosso-nero. Intanto le emozioni provate da Pasquale Padalino questa sera da avversario foggiano Doc, le hai provate tu da calciatore, perché tu tante volte hai giocato contro il Foggia. Contro il Foggia, sì. Ma da tecnico è un po' diverso, Lello. È vero? Sì, io oggi sinceramente se avessi avuto la possibilità avrei scelto un'ottima partita del Matera, una bella figura, però lasciare i punti, quindi accontentavo un po' tutti, no? Per quanto riguarda invece da calciatore, sì, è un'emozione indescrivibile perché si entra in una sorta di trance. A un certo punto si dimentica anche, no, forse l'emozione c'è prima del fischio d'inizio, ma poi a quel punto là tu devi giocare per la tua squadra e quindi io ricordo tu hai anche segnato lo Zaccheria con, sì, ho con anche altre segnato, maglie, ho anche segnato col Giulianova, era il gol dell'1-1, poi perdemmo 2-1 meritatamente, ma feci il gol dell'1-1. No, ricordo una cosa simpatica di un ex mio compagno che poi tra l'altro è stato un grande calciatore del Foggia, che è Lillo Catalano. Certo. Sì, stava con te a Giulianova? A Giulianova, a Catanzaro, abbiamo giocato insieme per parecchio tempo. Ci apprestavamo praticamente alla trasferta di Foggia per Catanzaro. Lillo è una persona molto schietta. Che facciamo domani? Giochiamo, giochiamo in 10? Perché? Perché sapeva... Si corre il rischio, anche forse psicologicamente uno non lo fa neanche apposta, no. Ma magari...
inconsciamente no, uno non, perché si non vive, se la sente di giocare contro la settimana, la, della la, settimana città. La settimana tipo è totalmente diversa rispetto a quelle che magari sono partite così normali. Ritorni nel tuo passato, ritorni a casa, ritorni dai tuoi parenti, ritorni dai tuoi amici. Quindi... Là dove sei stato prima tifoso, poi calciatore, nel caso di allenatore sei stato già calciatore, poi ci esatto. torni. In effetti non è una bella sensazione. Abbiamo qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Sì. Zafò, innanzitutto. Parola d'ordine. Cioè, no, Zafò. Con chi parliamo? Tonino da Ivrea. Ah, da Ivrea. Salutiamo da Ivrea. Tutti i tifosi che sì. ci seguono da molto lontano. Tonino, sempre. Che ci dici? Tu hai visto la partita in streaming? Certamente, abbiamo visto, le seguo tutte. Sei un po' ingazzato come noi. C'è credo. Molta amarezza, certo. chiaramente, però... Volevo solo aggiungere, come mai in trasmissione nessuno ha detto, e chiedo l'amico di Corcia, che nel calcio per vincere, oltre a saper giocare bene, questo il Foggia lo sta facendo, anche se qualche partita la può sbagliare, ma ci sta in tutte le squadre, bisogna avere una buona dose di fortuna, cose che non stanno verificandosi in questo periodo qua, perché altrimenti si arriva sempre secondo, l'allenatore di Corci me lo può confermare. Quella questo sempre non sempre. È stato rimarchiato, perché insomma due gol salvati sulla linea. No, l'abbiamo detto, che non siamo stati fortunati come la Fiorentina. Palla no? abbastanza anche superiore, altre occasioni mancate per nulla, gli altri tre tiri, due gol. Cioè, voglio dire... Questa è la dura legge del calcio, che alla fine ha sempre ragione chi la mette in porta. Grazie comunque Tonino, volevo cercare di indovinare il calciatore? Ma sì, provo. Sì. Nunzio Di Roberto? No. Mi dispiace. Grazie per il tuo intervento. Ciao, grazie. Buonasera. Grazie. Beh, un po' l'abbiamo detto però in trasmissione, un pizzico no, di... A me fa piacere che viene rimarcato questo. Evidentemente si è visto che il Foggia ha voluto in ogni modo portare la partita a casa, specie nella prima fase. Quello nessuno l'ha mai messo in dubbio. Appunto, cioè, quindi... L'impegno sicuramente c'è stato. Quei due salvataggi sulla linea e se vogliamo quel rimpallo che poteva... portare così come l'abbiamo detto Babacar ieri della Fiorentina contro l'Inter è stato più o meno simile a quello del Foggia, soltanto che allora è entrata la palla e Foggia purtroppo è stato sfortunato. Ci fermiamo per questi consigli su come fare per acquistare a poco prezzo il CD di Pino Campagna. La prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13.30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, Foggia per sempre, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Credo ci sia un'altra telefonata allo 0881 33 00 35, mi è tornata alla memoria quindi il numero sono riuscito a ricordarlo. Pronto? Pronto? Sì. Mi sente, sono Angelo. Da dove? Da Foggia. La parola d'ordine se la sai... Zafo, perfetto. Allora senta, Angelo, senta, sì. Volevo fare alcune osservazioni. Sì, diamoci del tu perché nello sport diamoci del tu. Penso a questo, innanzitutto gli arbitri bisognerebbe avere qualcuno in lega perché si sentono troppo sicuri a Foggia. Troppo protetti e vogliono fare gli eroi. Hai seguito la trasmissione, l'abbiamo detto, Perché non è possibile dare un rigore fuori area e non averne uno evidentissimo in casa. Questo è
bisognerebbe avere qualcuno in Lega che possa protestare vivamente. Credo che l'abbia fatto la società dopo proprio quel rigore dato al Benevento. Purtroppo vedere quest'arbitro oggi è stato qualcosa di pietoso, a prescindere dal discorso che non è possibile fare un primo tempo in una maniera, in un secondo tempo in un'altra. Perché non lo so che cosa succede, e la paura, è inspiegabile. E poi dico, l'allenatore non si accorge che in quei continui passaggi e passaggetti in difesa a volte portano a subire il primo gol che abbiamo subito, liberarsi prima del pallone, non lo so, mi sembra qualcosa veramente di si ripetono sempre gli stessi errori, una volta il portiere, una volta è il terzino, il portiere che vuole scartare, sono cose incredibili, assurde, cioè perdere punti in questa maniera, come pensiamo di poter andare avanti? Grazie. Mi sembra, De Zerbi, gli piace vedere il pallone che se lo giostrano in difesa, io passo a te, tu passi a me, poi al portiere e via dicendo. Il tempo passa e di conclusione non se ne è visto niente. Abbiamo visto un Matera il secondo tempo che effettivamente ci ha fatto vedere come si arriva sotto porta, come si segna il gol e tutto il resto. Questo è grazie. Purtroppo io ho una certa età, ho fatto parecchi anni anche l'arbitro, so benissimo che sentirsi un leone in uno stadio come Foggia è facile, vorrei vedere lo stesso arbitro arbitrare nel Beneventano, nel Casertano, ma anche a Matera, nella zona campana. Certo, è completamente diverso. Le pressioni sono altre, hai ragione, lo abbiamo detto in trasmissione, sono tutte cose che abbiamo rimarcato. Io ho seguito ancora adesso, è uno sfogo che volevo fare, ma questa trasmissione è un insieme di fattori che potrebbero essere tocchi, specialmente quello dell'allenatore, insomma, quel giochetto dietro, passo io, passo a te, a che cosa serve? Il portiere che deve aspettare secondi inutili per poter passare la palla al giocatore libero, sono cose, non lo so, non le concepisco, insomma. Grazie Angelo, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Beh, vabbè, la filosofia di calcio di De Zerbi è questa, d'altronde. Se ci è piaciuto vedere quei primi 40 minuti di calcio spettacolare, proprio perché è frutto di questo tipo di lavoro che viene. Ma infatti volevo prendere spunto su quello che aveva detto, è lo stampo di De Zerbi. Siamo arrivati a questo, certo, dall'anno scorso a quest'anno, è perché proprio la costruzione del gioco, che parte dal basso, fa sì che si corre qualche rischio, però fa parte del. Ma assolutamente. No. Assolutamente. E per quanto riguarda gli arbitri. Potenzialmente sì, è verissimo, l'amico Angelo ha detto bene che potenzialmente potevamo avere 4 punti in più con rigore di Benevento, e questo sacrosanto che veramente quando abbiamo rivisto. Però che io sappia la società si è fatta sentire in Lega dopo l'episodio ha fatto bene. Casalingo con il Benevento, però abbiamo visto che oggi purtroppo non ha sortito nessun effetto, perché al di là del rigore non dato, qualche altro episodio su qualche altro, ecco, qualche altra sanzione che probabilmente qualche giocatore del Matera meritava al di là del cartellino giallo. Allora, io credo che non abbiamo più tempo, ma proprio veloce, perché davvero dobbiamo chiudere, stiamo sforando stasera. Pronto? Pronto, salve, sono Armando da Roma. Non si sente bene. Pronto? Pronto? Sì, con chi parliamo? Ciao, sono Armando da Roma. Armando da Roma, ciao Armando. Saluto, ciao. Ti saluto, sì, devi solo cercare di essere breve, cortesemente, sì. Sì, no, volevo dire solo brevemente che non ero d'accordo con l'analisi fatta dal tifoso di prima, perché ecco, un po' troppo pessimistica e mette in dubbio, diciamo, il lavoro che si fa da un anno e mezzo a questa parte, non è giusto, diciamo, salire sul carro dei vincitori solo quando le cose vanno bene, diciamo. Certo. Un pensiero che ho, perché è troppo facile criticare quando ci sono partite che magari non finiscono bene, magari manca solo il risultato, oppure con un po' di convinzione in più si può portare avanti una partita,
tranquillamente che si può vincere anche se è 1-7-1, nessuno può dire niente. Velocemente, tu secondo te perché il Foggia non è riuscito a vincere oggi? Ma proprio brevemente? È stata una questione di concentrazione dopo il secondo gol, secondo me, perché diciamo che sbagliare passaggio al limite dell'aria, secondo me, è una questione di concentrazione, di cattiveria che manca nel momento in cui si sente proprio in pugno la partita. Ecco. Ok, grazie Armando. Grazie. Grazie a voi. Grazie per il tuo intervento. Grazie. Poi ci fanno particolarmente piacere questi interventi di amici di Fosse che abitano lontano, e grazie alla nostra trasmissione, soprattutto grazie al sito miticochannel.com, hanno la possibilità di interagire con noi e quindi poter esprimere anche loro la loro opinione. Ci fermiamo qui. Ringrazio Sergio Di Corso per essere stato con noi, speriamo di rivederci presto di nuovo in trasmissione per parlare un po' di più anche del settore giovanile. Certamente. Intanto l'appuntamento con voi, amici da casa, è rinnovato a lunedì prossimo, sempre alle 21.05 su Teledown, per una nuova puntata di Zafò, sperando di parlare di qualcosa di davvero positivo rispetto a quello che succederà sabato tra Foggia e Lecce. Grazie, buona settimana a tutti e Zafò. Zafò, Zafò, Zafò. Zafò, Zafò. La prima presenta il fast food. Ristorante self-service 13.30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via 087, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Nel cuore dei Monti Dauni, nel comune di